ingegner Musumeci Luigi. Signore e signori, un cordiale buon pomeriggio da Reno Gianantonio, dal nuovo stadio comunale di Contrada Santa Colomba. Festa dello sport oggi a Benevento, è senz'altro il Benevento Day, con la massima partecipazione di tutti indistintamente. Vediamo lo stadio che presenta un colpo d'occhio eccezionale, con una fantasmagoria di colori bellissimi, dove non poteva che prevalere il giallo-rosso. 15.000 circa i presenti oggi sulle scale di questo fantastico stadio, mentre stanno avvenendo le premiazioni sul campo a tutti i personaggi che per un motivo o per l'altro hanno dato il loro fattivo contributo per la realizzazione di questo gioiello di tecnica e di questa opera veramente monumentale, che deve senz'altro andare al di là dei semplici motivi sportivi. Abbiamo notato un pellegrinaggio in questi ultimi giorni prima della inaugurazione ufficiale, che è avvenuta oggi 9 settembre, una data senz'altro storica, senza fare semplicisticamente della retorica, per la nostra città, che deve avere quegli impulsi in tutti i settori oltre che quello sportivo. Si è posta una pietra miliare molto importante e significativa, che vedrà i nostri amministratori e tutti coloro i quali hanno veramente vogliono veramente portare avanti il discorso della propria città Benevento, che è anche la nostra, una città generalmente un po' dimenticata da tutto e da tutti. Ai senatori Ricci, Tanca e Melone. Al prefetto di Benevento, mentre continuano le premiazioni, si sta aspettando l'arrivo dei tre paracadutisti che atterreranno qui al centro dello stadio, che presenta veramente un colpo d'occhio eccezionale. Paracadutisti che porteranno giù il pallone della contesa e che consegneranno ai due capitani, inoltre il fischietto per l'arbitro e le bandierine per i guardialini. All'architetto Musumeci. Uno stadio che ha avuto una vicissitudine abbastanza lunga. Dopo 7 anni si è riusciti a realizzare questa opera con i lavori dati in un primo momento in appalto alla ditta Parasilitti di Catania. Successivamente è subentrato il cavaliere Costantino Rozzi, presidente dell'Ascoli, che dall'aprile del 1978 è riuscito a portare avanti questa opera veramente eccezionale, anche per il breve tempo in cui è riuscito a costruirla. La struttura dello stadio è molto semplice, diamo qualche notizia: è una struttura intelaiata formata da un pilastro ad Y precompresso, con una trave su cui vengono appoggiati i gradini. Tecnicamente si definisce monolitica, in quanto sono dei pezzi, delle strutture costruite a parte,
che poi messe insieme formano una sola struttura. Inoltre è stata realizzata una pensilina per la tribuna stampa dove noi ci troviamo in questo momento a trasmettere, che è incernierata, retta da un puntone incastrata alla sommità della trave. Ci sono anche determinate caratteristiche tecniche come il riscaldamento, che è formato da un impianto di termoventilazione in modo che dopo pochi minuti dall'accensione si ha la fuoriuscita dell'aria calda. È stato inoltre realizzato anche un altro impianto con caldaia a parte per la produzione dell'acqua calda, soprattutto questo nel periodo estivo. Gli spogliatoi sono molto ampi, con numero di servizi e docce superiori a quelli regolamentari. La capienza è di 25.000 unità più la supercapienza. Ci sono stati dei problemi durante la costruzione con una falda d'acqua che purtroppo allagava il sottopassaggio degli spogliatoi. Il tutto è stato superato con una impermeabilizzazione di una ditta specializzata che ha risolto il problema di questa infiltrazione d'acqua nel sottopassaggio, appunto, che porta gli atleti in campo. Inoltre il drenaggio del fondo campo è quasi, diciamo, perfetto. L'acqua viene raccolta da una serie di tubi e scala nel fossato, da dove per mezzo di una rete fognante c'è lo scarico all'esterno dello stadio. Ci sono inoltre due bar, 18 bocche chiamate vomitatori per far defluire il pubblico in un tempo breve. Il rettangolo di gioco misura metri 105 per 68. Tutte le ditte che hanno contribuito alla realizzazione di questo stadio: abbiamo la ditta Clemente per il fondo campo, la ditta Perifano per quanto concerne il ferro, la ditta Carrino per i vetri, la ditta Di Girolamo di Avellino per la recinzione esterna, la ditta Verico di Avellino per l'impianto di termoventilazione, la ditta Agostini di Ascoli Piceno per l'impianto elettrico, la ditta De Lucia per l'impianto di altoparlanti. Abbiamo inoltre altri servizi per quanto concerne il pubblico: 8 gruppi divisi per maschi e femmine. Inoltre c'è la predisposizione per l'illuminazione e ci sono nella tribuna 2.500 poltroncine, di cui 60 sono d'onore. Dopo questi dati tecnici sentiamo il presidente della Federazione Paracadutisti di Benevento, il signor Filippo Biondi, che sta dando delle spiegazioni per quanto concerne l'atterraggio di questi paracadutisti, di cui uno è di Benevento ed è Enzo Biondi, che avrà un paracadute blu con fascia gialla, ha 26 anni, è medico e lavora agli Incurabili di Napoli e fino a questo momento ha effettuato circa 300 lanci. Franco Feltrin, il cui paracadute è di colore diversi, anni 37, è sempre di Napoli, insegna educazione fisica con circa 1.500
con 1500 lanci. Aldo Piras con un paracadute bianco, anni 28, sempre di Napoli, è commerciante ed ha effettuato 200 lanci. L'aereo che si trova ad una quota di 2500 metri è un Cessna Reims Rocket dell'aeroclub di Capua ed è un quadriposto. L'aereo passerà a 600 metri di quota la prima volta. Ecco, sono usciti i paracadutisti. Alle spalle della tribuna ancora non riusciamo a vederli. Escono prima a paracadute chiuso, formando una stella. Poi si staccano e si riallacciano con una virata di 280 gradi. Tutto il pubblico guarda in alto in attesa di vedere i paracadutisti. Poi aprono il paracadute fino a scendere ad una quota di 1200 metri circa, dove poi apriranno il paracadute. In questo frangente raggiungono circa 250 km orari, mentre quando il paracadute è aperto possono anche rallentare e fermarsi anche in aria, con un metro di discesa per 45 metri in orizzontale. Il paracadute è da competizione, ancora non li vediamo. Ultimo tipo, Enzo Biondi, dovrebbe apparire forse per prima. Ha il paracadute blu e giallo, tutti guardano in alto, ancora non riusciamo ad inquadrarlo con la nostra telecamera. Dicevo che il paracadute è uno strato cloud di tipo americano. Questi tre paracadutisti sono stati selezionati per partecipare ai campionati nazionali a Verona, che si terranno il 15 ed il 16 settembre. Il pubblico applaude, ma noi ancora non riusciamo a vederli. Applausi scroscianti accompagnano questo spettacolare lancio. È una zona, la contrada Santa Colomba, dove c'è vento, anzi raffiche di vento. Ecco, è proprio Enzo Biondi che cade quasi sulla T rossa a terra, che è un segnale di attacco. Arrivano i paracadutisti in controvento, vanno prima in sottovento e poi girano facendo una virata completa di 360 gradi e poi atterrano sul punto. Ecco l'altro paracadutista, Feltrin di Napoli, il professore di educazione fisica, anche lui al centro del campo, quasi sulla T rossa, applauditissimo.